Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenute in questo nuovissimo video direttamente dal video delle tendenze che se non avete visto vi consiglio di andare a vedere che è uscito mercoledì. Oggi siamo qui riuniti per farvi vedere il nuovo shopping su Fashion Nova. Come lo scorso video di Fashion Nova ho deciso di fare un svuota lo shopping ma crea l'outfit che secondo me è molto figo. Vi mostro prima ogni capo e poi mixandoli insieme creiamo l'outfit top. La primissima cosa che pesco è il bomber. Come vi avevo detto, vanno tantissimo i bomber football ed eccolo qui in pelle e in marrone, cioè ho tre tendenze in una. Cioè, se avete visto il video sapete che sono tre tendenze mischiate in una. È un bomber così con l'elastico sotto, si vede? Sì. E ha sia i bottoni che la zip, adoro troppo, è della taglia M oversize, troppo figo. Io sinceramente quest'anno, sarà che sono condizionata dalla moda, ma penso che non mi stia così male il marrone. Forse perché sono ancora leggermente abbronzata. Quel bomber l'ho abbinato con questo maglioncino, sempre sui toni caldi, arancio, marroncino. Questa volta parliamo di un marrone che va più nel magenta, quindi nel... non mi viene Bordeaux, ok. Questo è crop, così. E ha questi bottoncini sul davanti che possono essere tranquillamente aperti o restare appunto chiusi. Mi piaceva tantissimo come calzava sulla modella, quindi ho deciso di prenderlo sempre in taglia M. Avete anche il bottone di ricambio, vabbè, Fashion Nova su questo veramente ha dei capi fatti benissimo. Andiamo poi con la gonna in pelle, anche questa volta in pelle, sul tono sempre del marrone, ma questa volta su un marrone un pochino più caffè, più scuro, vedete? È molto figa, non l'avevo appunto in marrone, ho tantissime gonne nere in pelle, ma in marrone nulla. Ho preso una taglia S, sempre per la solita questione che in vita sono più piccola rispetto a sotto e purtroppo in pelle secondo me si vedeva anche se avessi fatto fare una modifica da mamma, quindi ho detto vabbè, prendo la S, dovrebbe entrarmi, secondo me ci sta. Sul retro appunto alla zip come vi dicevo ed è molto basic, quindi veramente si può abbinare con tutto. E superiormente io in realtà sono rimasta anche molto basic perché sono andata su tono con un maglioncino beige così a collo alto caldissimo, tutto a costine che va sempre di moda. Così, è leggermente crop, secondo me è un pochino cortino, arriverà forse all'ombelico, ma è giusto perché poi con la gonna, questo all'interno della gonna, sta benissimo, è proprio soffice, voglio mettervi a fuoco il materiale, è troppo bello morbido. Di questo mi sa che ho preso una taglia S, no, ho preso una M, e forse per la questione lunghezza avrò preso una M, ed è elasticizzato come vedete, perfetto. Passo poi al pantalone in pelle, secondo me io ho esagerato, ho preso una S e non è così elasticizzato come pensavo, quindi non so se mi entra, è proprio un classico pantalone in pelle, lo vende anche Calzedonia. Io qualche anno fa, vi parlo di 3 anni fa forse, l'avevo presa a Calzedonia e mi ero trovata molto bene, però poi a fine stagione l'ho dovuto buttare perché con i lavaggi si era un po' la pelle era diventata un po' troppo morbida e non mi piaceva come calzava. E secondo me però questo è troppo stretto, ma lo vediamo poi addosso. È felpato all'interno ed è proprio bello il tessuto perché avendo questo peluche vi mantiene anche caldi, perché ovviamente soprattutto a Parma in inverno si gela e mettersi la pelle che comunque è congelata anche no. E mi piaceva tantissimo come era rifinito sul retro appunto le tasche, proprio un jeans in pelle, e il problema è che secondo me non mi entra, boh, non lo so, lo vedremo. Se vedete che sono tipo una caciotta non è colpa mia, ma colpa della mia testa che sbaglia le taglie. Cioè avevo letto che era elasticizzato ma non proprio tanto. E ho lasciato per ultimo il pezzo forte,
non credo che a tutti piacerà. Io mi sono innamorata ed è questa giacca qui. In realtà è un cappotto in pelle con il peluche sul collo, ma non si capirà niente in video. Comunque in ogni caso è tipo un trench sulle maniche, ha il pellicciotto, ovviamente è estraibile perché voglio mettervi a fuoco, ha il gancetto, cioè il bottoncino per rimuoverlo se non vi piace, e diventa un classico trench in pelle verde acido, quasi un verde acido, e mi piace troppissimo. Vestita tutta di nero, comunque molto basic sotto, questo fa pam, bellissimo, pam pam. E anche in vita la cintura, che non credo metterò mai perché lo lascerò aperto, cioè tutto chiuso, mi sa un po' di Matrix in verde, ecco. Passiamo da Matrix in nero a Matrix in verde. E passiamo ora alla sezione uomo, come avete letto dal titolo, è lui e lei. Ho preso anche degli outfit a Manuel, che ha gradito particolarmente. E iniziamo appunto dal primo, ho preso giacche pesanti, che lui era senza giacche. Quindi partiamo dal cappotto elegante grigio. È semplicissimo, in questo colore, in fondo ha lo spacco. Devo dire la verità, il tessuto, non so se si vede? Sì, è sempre un problema farveli vedere così, perché essendo grandi, si chiude con due bottoni e il tessuto, voglio farvi vedere l'interno, non è molto pesante, è un tessuto medio. Diciamo che in pieno inverno bisogna mettersi un maglione molto pesante sotto per stare caldi, perché è semileggero per l'inverno. Per questa stagione è perfetto, e se avete la fisicità come Manel, o comunque il vostro fidanzato calza come Manel, sono veramente perfetti. La M è giusta, è azzeccata come taglia. In abbinato siamo andati con un semplicissimo dolce vita, questo qui sempre in taglia M, e un dolce vita abbastanza caldo, non caldo quanto il mio, è secondo me media pesantezza. E gli sta anche questo molto molto bene, semplice dolce vita nero, secondo me è un best seller in qualsiasi armadio maschile e femminile, bisogna averne almeno uno, e li abbiamo abbinati insieme. Il secondo outfit invece, parliamo sempre di un dolce vita bianco, è lo stesso identico modello, soltanto che io l'ho preso anche in bianco, sempre in taglia M. Però ho notato una cosa, rispetto a quello nero è leggermente più corto di busto, e non capisco perché lo stesso modello in due colori differenti cambia leggermente. Già mi è successo da Zara una cosa simile con dei jeans, boh, mistero della fede. Non lo so, però comunque non gli sta corto, quindi lo può tranquillamente indossare. E abbinato a questo ho preso questo bomberino in color borgogna, ma nella un sottotono freddo, e quindi gli sta benissimo. Io sono caldissima, lui è freddissimo, gli opposti si attraggono. No vabbè, sto scherzando. Comunque lui è chiaro, d'estate diventa quasi biondo, e sta veramente molto bene con queste tipologie di colori. E è un bomberino che in realtà già aveva molto simile in color verde, e ho detto secondo me questo colore ti sta molto bene. Esternamente tipo velluto, sempre taglia M, ma ne l'ha preso tutta taglia, tutti taglia M, e si chiude con la zip sul polsino, ha questo dettaglio di tessuto, e la zip sulla manica, soltanto su questa non ha nulla, sulla manica sì, giusto, pensavo di aver fatto qualche altra mia gaffa. Come ultimo completo sono andata con un altro dolce vita, questa volta molto più pesante, in grigio, con tutta questa fantasia intrecciata. Sulla manica presenta un altro intreccio che, mixata appunto con le trecce sul davanti, sta molto bene. Anche il collo, come vedete, non è il classico collo di un dolce vita, è un pochino più ampio, però calza molto molto bene. Quante volte ho detto molto la parola del video? E in abbinato ho preso un bomber color verde oliva, che ovviamente è di tendenza, il colore verde va di tendenza, quindi anche Manuel sta in tendenza. È un bomber caldissimo, taglia M, gli sta perfetto, l'unica cosa appunto quel maglioncino bianco, per il resto le taglie sono perfette. E non sapevamo, perché era una delle prime volte che ordinavamo su Fashion Nova maschile, ma è andato tutto alla grande.
Sulla manica sempre il richiamo del tessuto ed è un bomber ovviamente corto. Molto 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 bello, ha le tasche sul davanti con il bottoncino, beh, i classici bomberini maschili, è leggermente oversize ma non troppo, non è di quelli grossi e gli sta veramente bene. Tra tutti forse è il mio capo preferito, ma perché appunto sono malata di verde ultimamente. E questo era tutto, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. E se vi va, seguiteci anche su Instagram. Vi mandiamo un forte bacio da me, da Zeus, e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi, vai bombo! Ciao ragazze! Lo sai che tutte le ragazze ti amano? Anche i ragazzi, ma le ragazze forse un po' di più.